In questo episodio ce l'abbiamo la torta, vero? No! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Ed eccoci tornati in casa Natura, il luogo dove le avventure, soprattutto le disavventure, non finiscono mai. Bene, che inizio interessante. Ok, questo è praticamente lo status perenne di Jacopo, sempre così sta. Logica, forma fisica. Tu che stai facendo? Stai ancora giocando a Baby Blocco, Bic. Tra l'altro il pensiero a livello 1. Tu tra quanto tempo lavori? Ah, tra 3 giorni, ok. Tu che devi fare? Compiti a casa completato? Vuoi esercitarti ad andare in bicicletta, magari? Motori a 10. Praticamente dovresti essere in grado di andare in bicicletta comunque. Tira un po' di vento in quel di Strangerville. Oh, domani il compleanno di Shadow. Allora, il piccolo Stone si è svegliato di soprassalto con un incubo puzzolente, affamato. Allora, dagli da mangiare un bel tramezzino al prosciutto e formaggio all'1,20, perché no? Wow, bellissimo, che bella scena proprio. Sì, è proprio tuo figlio. Ora glielo puoi fare il bagno comunque. Bebè a mollo per aver fatto il bagno a un bebè. Vai proprio al tuo lettino a dormire. Ah, finalmente si è addormentato. Ti guardi la TV così almeno ti riprendi un attimo. Oh, sto pensando a Luce, Jacopo, che tenerezza. Ok, ti sei ripreso. Potresti andare a chattare un attimo. E poi appena finito di chattare continui a sviluppare l'app. Nuovo entusiasmante gioco per cellulari. Shadow dorme, Stone dorme. Siamo tutti disponibili per te. Ha un dente smosso. Proprio oggi. Fai stretching. Super carica questa Shadow. Lui si sembra che si stia divertendo. Poi tra un secondo, stordito, chiede aiuto per andare in bicicletta. Un attimo, manca davvero pochissimo. Dai. No. Vabbè, vai un attimo in bagno, perché sì, però non esiste. Scusa, mancava un secondo. Come minimo finisci, no? Cos'è quello lì? Allora, un nome per la nuova app per cellulare, sappiamo che è un gioco. Brawl Sims. Pagamentato in tutti i linguaggi, ottimo, te lo sei meritato. Hai riguadagnato la tua stella, la tua fama. Tra l'altro ti puoi anche vestire, non che ci dispiaccia questa vista, però sei in mutande da tipo 2 settimane. Prendi una porzione. Oh, un po' piccantino, eh? Wow, quanta energia. Corsa di resistenza. Eccola che casca ogni 2 secondi, Lucia. Oh, finalmente. Basta l'allenamento. Canta una canzone. Ma che tenerezza! Ora si arrabbiano. Ma questo Stone è un pazzo scatenato. Senti, se gli insegniamo qualcosa a sto bambino. Segna a dire scusa, visto che sei un po' troppo. Oh, che bella scena familiare. Tu
non ci sono cose da riparare, quindi giochi un po' finché non ti stanchi e poi vai a creare qualcosa al tavolo lì. Oh no, ha perso il dente. Sostituisci il dente. Ok, è tornato. Va bene, sono anche le due. Metti il dente sotto il cuscino e dormi. Ci siamo. 8. Ottimo. E poi va a dormire. Ah, tu sei arrivato a livello 2, finalmente. Ora puoi andare a dormire. Buonanotte a tutti. Oh, ha trovato dei soldi. Perché no? Prepara dei brownie arcobaleno. Partecipa alla cucina, ma non ci voglio credere. Non penso che abbiamo mai avuto una bambina così responsabile nella nostra Not So Berry Challenge. Luce era già responsabile, ma Shadow la supera. Dici, non ti fidi tanto dei brownie arcobaleno di tuo padre, visto che stai prendendo una porzione di questo. Ne ha cucinato solo uno! Ma sei incredibile! Allora, scarta questo lavoro, che non sappiamo di chi è, e costruisci una scultura. Un orso grande. Vediamo come si realizza un orso grande. No! No! Costruisci un'altra scultura. Un cavallo. Tra l'altro la notizia ha colpito soltanto lei, come se gli altri non la conoscessero. In realtà dobbiamo andare, poi quando torniamo facciamo una bella festa. No, aspetta, questo lo porti con te che magari lo regaliamo. Allora, dobbiamo andare a San Sequoia. What? Anche Carlo è andato e nessuno ci ha detto niente. Da un regalo. Le diamo il cavallo. Questo è Carlo, che chissà da quanto tempo è morto. Quella lì era Red, Gaia, Scarlet. Va bene, questo sta lì da tempi in memory. Allora andiamo. Ciao, stammi bene, volevo un attimo passare da Tomato, che è ancora solo sul letto, il che fa un po' paura. È rimasto tutto com'era. Tomato indossa sempre gli stessi abiti. Oh, recuperiamole queste. Vuoi venire con me? Andiamo insieme. Ok. Scarlet e quando sarà Tomato dovranno andare qui nella famiglia di Iris, quindi Tomato andrà da questo lato qui. Vabbè, noi andiamo, che abbiamo un compleanno da festeggiare prima che quella cresca. Possiamo anche magari organizzarlo da qui, direttamente dal cimitero. Allora, festa di compleanno, si è festeggiato Shadow, la residenza natura, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo la torta, vero? Lì festeggia. Tu vieni. No, niente, dobbiamo fare un'altra torta. Che sfiga, torta al cioccolato, vai. Ah, finalmente. Guarda come va spedita ora. Vabbè, torna a casa ora. Dove stai andando, signorina? In casa con la bicicletta è entrata. È arrivato il momento. Sì, allora esprimi un desiderio. Eccola. Oh, che bella. Quindi Shadow finalmente è passata d'età. Allora, non sappiamo ancora se Shadow effettivamente sarà la rappresentante della generazione grigia. Qualora lo fosse, dovrebbe avere come tratto, oltre che attivo, anche amante della musica e come aspirazione bodybuilder. Quindi
culturista. Facciamo amante della musica, vediamo un po'. Wow, che stile! Che bella! È perfettamente metà luce, metà Jacopo. Lui è canterino di natura. Tra l'altro il compleanno di Stone martedì. Quella torta sarebbe proprio stata utile. Ecco. Thank you for coming. Tu vai a dormire, Shadow, quando ti svegli avrai un aspetto un po' diverso. Allora, vediamo un attimo. Quindi buongiorno con una Shadow che ha cambiato aspetto. Luce si trova al lavoro, ottimo. Tra l'altro dovrebbe proprio avere una bella promozione. Manda per conto suo. Ecco. Shadow al suo primo giorno in scuola nel liceo. No, oh, questi figli come crescono in fretta. Vabbè, aspettiamo che ritornino e tu crei un videogioco. One eternity later. Beh, allora ti fai una doccia veloce. Anzi, prima di farti la doccia, visto che ora ti puoi allenare. Astronauta! Bene, siamo a livello 7 ancora. E ti alleni anche tu, sollevamento pesi. Ti stai anche divertendo, immaginavo. Vabbè, allora va a dormire, domani è il tuo giorno. Va a dormire anche tu, sono tutti andati a dormire. È troppo spaventato. Questo vorrà dire che puoi lavorare di nuovo con le forme. Dormi, dai. Allora, tu vai a giocare a scacchi. Sì, però con la manualità quasi al 9. Logica 8. Forma fisica 6. Ancora è presto per la promozione. Quindi direi di continuare con la logica. Cucina la torta prima che sia troppo tardi. Torta hamburger, ok, compleanno, Stone, ok, residenza natura. Che dite il fichi fichi, giusto così proprio, cuginetta. Tu ce la puoi fare? No, ci sta mettendo una vita. Prima che quello cresca. Senti, non puoi parlare, devi fare una torta, quello sta per crescere. Ma che è sto compleanno? Ma che? Ti presi dalla musica? Bene, prima che cresca. Oh. Aggiungi le candeline. Aiuta a soffiare sulle candeline, Stone. Ok, siamo pronti? Sta per arrivare il festeggiato, eh? Dove sono le ciglia? Eccolo. Era frivolo. Allora, con Shadow abbiamo iniziato con attivo. Qui iniziamo con amante della musica. E qui scegliamo motorio. Eccolo. Anche lui ha denti lunghi. Che bello. Ma cos'è questo ricciolino? Sei soddisfatta? Modestamente, dice. Ma cos'è? Ok, il piano è finito. Cosa abbiamo nell'inventario, tra l'altro? Come torta di fragole. Oh, spettacolo luce galassia, questo è bello. Mettiamo qui. Console controllo missione, questo è di luce. Mettiamo qua tutte le cose di lavoro. Premio freelance è per Jacopo. Poi una serie di libri. No, vabbè, sono tutti. Mi hanno regalato tutti lo stesso libro. Vergognatevi. Ah, per il tuo compleanno, caro Stone, ti regaliamo un bel violino. C'è grigio. E ti puoi andare a esercitare.
Allora, cucina tu? Strapazzata da colazione, ecco. Oh, eccoli tutti insieme appassionatamente. Ok, allora terminiamo cambiando un po' l'aspetto di Stone. Ma è altissimo. I ricciolini glieli lasciamo assolutamente. Volevo vedere i denti. Anche lui c'ha i denti così. No, vabbè, troppo bello. Allora. Ed eccolo lì. Il nuovo Stone. Allora, grazie mille per aver guardato questo video e vi aspetto nel prossimo episodio. Alla prossima, bella gente!